Buon pomeriggio, parliamone insieme, un ciclo di trasmissioni che parlerà delle problematiche dell'isola di Capri. Iniziamo la trasmissione parlando della pedonalizzazione di Via Roma. Intanto vi sottoponiamo un filmato che abbiamo girato venerdì mattina scorsa e gli altri contributi invece sabato mattina, che riguarda il sistema trasporti di Capri. 3 minuti alla vostra attenzione per raggruppare in un video tutto quello che capita sui trasporti che riguardano Piazzale Europa, ovvero da dove dovrebbe iniziare la pedonalizzazione. A fine settembre, mentre c'è in ballo la questione del porto turistico di Capri, con una serie di tensioni, l'amministrazione comunale accusata di non aver fatto tutto quello che andava fatto, mentre loro dicevano che avevano fatto di tutto e di più, con davanti il rischio che Invitalia vendesse le sue quote alla navigazione libera del Golfo, così come è stato, per quanto non è stato ancora assegnato l'appalto per 5.200.000 euro, l'amministrazione comunale, lasciando quasi pensare a una buttata, a una distrazione
per non parlare più del porto turistico ma mettere sul tavolo un altro problema, lancia l'idea di pedonalizzare via Roma. Penalizzare via Roma partendo da Piazza Europa, interessando Piazzetta Strina, Piazzetta Martiri d'Ungheria. Ovviamente i commercianti di via Roma sono più che contenti di questa idea. Abbiamo raccolto la loro opinione, abbiamo raccolto l'opinione dei tassisti, degli albergatori, dei trasportatori, degli spedizionieri, della carovana Facchini che con i suoi carrellini consegna le merci e i bagagli, offrendogli una panoramica completa della questione. Cominciamo a vedere le prime interviste che abbiamo realizzato ai commercianti di via Roma. La nostra opinione è stata sempre favorevole alla cosa, anche perché siamo convinti che questo tratto di strada è un tratto che sarebbe notevolmente valorizzato dalla pedonalizzazione per una questione strutturale che c'è una vista molto bella, diciamo, sul versante nord di Capri e soprattutto perché ha le caratteristiche per essere una bella passeggiata. Il problema è soprattutto quello di gestire un'organizzazione di servizi, di collegamenti che riguardano il centro storico di Capri, riguardano soprattutto i servizi essenziali come trasporto pullman, taxi, che vanno organizzati in modo utile per quanto riguarda i vari servizi di carattere turistico e anche per la necessità della popolazione. Ma sicuramente il traffico ci porta dei grossi problemi a livello di rumori, di inquinamento acustico, oltre che difficoltà di convivenza proprio con il traffico stesso anche per l'attività commerciale. Comprendiamo le difficoltà, però sappiamo che questa è una battaglia storica che è stata sostenuta da tutte le attività commerciali della zona, quella di arrivare a una pedonalizzazione anche parziale, perché comprendiamo che chiudere la strada al traffico darebbe un impatto difficile da gestire soprattutto all'inizio, ma arrivarci in tempo, magari riservando solamente la strada già al traffico pubblico, quale può essere quello dei taxi e quello dei pullman, già sarebbe un passo avanti estremamente importante. È una grande cosa da fare, perché spiego subito. Tanti anni fa, quando Fausto Arcuccia della Capri pensò di pedonalizzare la strada, eravamo tutti contro di lui. In un modo o nell'altro pensavamo che portasse degli inconvenienti al riguardo. Invece mano a mano, siamo resi conto che la cosa era vantaggiosa. Ed è stata vantaggiosa. La Capri si è trasformata completamente. Qui io sono solo da 2 anni, non è che posso dire delle grandi cose, però vedo che la strada è impossibile, non si respira più tra gli smog, la gente che viaggia in mezzo alla strada, gli autobus che... è un caos totale. Io penso che se la strada fosse chiusa, in un certo modo come dalla Capri per esempio, con delle piante, delle cose, e poi chiedere a noi commercianti, come ha fatto all'epoca il sindaco Fausto Arcuccia, la collaborazione. Cioè ognuno di noi deve collaborare con idee, a portare aiuto anche a quello che è il comune, per esempio io che ho a che fare con la ceramica potrei fare qualche cosa in ceramica, c'è chi il fioraio potrebbe mettere qualcosa con i fiori, ognuno potrebbe portare. Tutte queste cose messe assieme procureranno senz'altro per il domani una novità, qualcosa di bello senz'altro. Questa terrazza qui davanti è attualmente è allucinante come spettacolo, diciamo così. Ci sono due sedili che sembrano due cose delle sale mortuarie. Ad Anacapri Fausto Arcucci aveva delle idee bellissime, delle bongaville con giarroni, con colonnate, si potrebbe creare delle cose meravigliose, anche perché lì c'è tanta di quella gente, tante di quelle guide che spiegano questo lato bello di Capri. Io penso che con un po' di buona volontà senz'altro si può raggiungere. Certamente ci vogliono le manine forti, come attualmente ha fatto anche Cerrotta della Capri, trasportando da Piazza Vittorio tutto il lavoro sul cimitero. Siamo stati tutti contrari, certo ci è mancato il terreno sotto i piedi, però piano piano, oggi vediamo i frutti, abbiamo a che fare con gente di un certo riguardo, si è cambiata la tonalità di gente, ognuno di noi ha arricchito i negozi in modo particolare e questo è senz'altro è stato il futuro di Anacapri e sarà sicuramente il futuro di Capri, a mio avviso. Io farei una cosa, una novità come sta Hyde Park in Inghilterra, cioè fare un piccolo palchetto, cemento fatto bene con la nigherina, dove ogni guida si mette su e spiega quello che è la parte bella di Capri. D'accordo,
anche se non sono d'accordo su questo discorso dell'approvvigionamento di notte. Ci sono tre piazzette volendo. Piazzale Europa, c'è un antico progetto dell'allargamento. Voi siete anche la moglie di un tassista? Sì. Pensate che i tassi perderebbero lavoro pedonalizzando? No, no, mio marito è anche per la pedonalizzazione in certo qual modo, però fatto in un modo equo, in modo da dare importanza, cioè se i tassi devono stare là, devono avere proprio insomma un loro contesto, un loro spazio. Tre piazzette esistono già tutt'oggi, solo che è un minestrone, perché loro dove stanno? In effetti, a livello dei tassi io parlo, stanno gli autobus, i tassi, i porter, insomma, cioè, devono in continuazione, assurda, cioè un signore che deve prendere il tassi, allora non sa dove mettersi, no? Allora si mettono in mezzo alla strada, poi arrivano i tassi, poi che non c'è sto spazio, devono andare avanti e indietro, comunque un'immagine assurda. Sono favorevole. La tua cioè, opinione? Sono molto favorevole. Se la realizzabile, non realizzabile? Non realizzabile, perché ci sono troppi interessi dietro nascosti di grandi famiglie capresi. Sono favorevole, mi piacerebbe, però ci sono troppe... Come è costruita la posizione, come la situazione attuale della strada. Mi piacerebbe affrontarle un discorso del genere con persone che hanno merito in questa sulla strada. Presidente della SE, presidente della SEPPICH, come dire, Federalberghi, per primi, poi ci sono gli altri dietro. Credo possa essere fattibile e sarebbe l'ideale, anche perché a priori la pericolosità delle auto e degli autobus qui che purtroppo corrono, e noi siamo a fronte strada, quindi anche un cliente, un bambino, qualsiasi cosa che può uscire fuori dal negozio è la cosa un po' più pericolosa. Poi proprio per, credo per rivalorizzare quella che è la strada, quello che è il commercio su questa strada, quella che è l'isola, perché tralasciando il tutto credo sia una bella passeggiata, c'è vista mare, ci sono le panchine qui vicino, più giù comunque ormai hanno aperto dei bar, hanno aperto delle rosticcerie quant'altro dove uno anche può fermarsi e fare un aperitivo quant'altro. Io credo che si valorizzerebbe molto sia la strada ma sia anche l'isola in generale, cioè non tralasciamo solo più via Camerelle come punto di commercio e come punto di passeggio, ma ampliamo un pochino perché a noi serve. Quello che ho visto proprio quest'anno è terribile. I taxi e pullman fin qua che non potevano neppure entrare, la gente e i gruppi che sono arrivati, non si poteva neppure camminare sui marciapiedi. Io penso che lì si potrebbe, quando c'è molto traffico di qua, e possono pure fermare là, che costa là invece di arrivare fino al centro che è un casino vicino a Capri? Per me potessero essere anche i primi mezzi, perché non è possibile, io ho già stato 28 anni a Bassa Marina, e quei mezzi lì che sbarcano a un orario di punta, con la gente seduta fuori ai tavolini, a Rosta Bonocoro, il bar, quello lì è un punto proprio che non devono proprio sbarcare all'ora di punta. Ui, da sbarcare, sbarcate la prima mattina. Il problema 30 anni fa era diverso, e mo, dopo 30 anni, troppe macchine, troppi tassi e troppo di tutto, penso io. Vabbè, una cosa se ne è parlata già da un sacco di anni, ormai sarebbe una bella soluzione per il piazzale, per i turisti. Favorevolissimo. Il problema dei comuni come Capri sono gli altri enti che non ci azzeccano proprio niente con l'isola di Capri, tipo la sovrintendenza. Se si facessero un po' i fatti loro e farebbero gestire un po' meglio i lavori ai comuni, cioè ogni patrimonio dovrebbe essere gestito dal comune stesso, si potrebbe lavorare molto meglio e senza avere troppe difficoltà burocratiche con persone che non sanno i problemi quali sono delle visto se sei un commerciante, faccio a te la domanda, pensi che i tassisti perderebbero lavoro? Assolutamente no, il lavoro non si perderebbe perché abbiamo una Rambla come esempio che sta a Barcellona ed è una strada molto più lunga di via Roma ed è pedonale e funziona al massimo.
No, credo che sia un'idea eccellente, ma è un vecchio progetto di passate amministrazioni, così come quando io all'epoca ero presidente della Confcommercio. E credo che sia un'esigenza non solo necessaria per la popolazione, ma per il flusso di turisti che continua ad arrivare su Capri, quindi io la vedo in maniera molto positiva. Ma sarebbe possibile, secondo te, l'arrivo delle merci di notte, la consegna, i negozi? Sì, io quando anche ero amministratore davo questo suggerimento, che in orari sicuramente precedenti a quelli che in questo momento svolgono i mezzi, quindi sia quelli di mare che quelli di terra, tutto quello che riguardava i rifornimenti, soprattutto quelli legati poi in effetti al cibo, quindi agli alimentari, sì, assolutamente sì. Certamente si vanno ad intaccare costi che andranno leggermente a lievitare, ma è un male necessario. Non è più oggi possibile ancora immaginare una Capri nel 2000 dove a mezzogiorno continuano imperterriti i carrelli elettrici e quant'altro per la distribuzione alimentare, non solo alimentare. Bisogna riottimizzare e riorganizzare un po' tutte quelle che sono le fasce del turismo. Abbiamo visto le immagini delle interviste fatte ai commercianti di via Roma, dalle quali traspare chiaramente di essere a favore sia di una pedonalizzazione totale che una pedonalizzazione parziale. Perché i commercianti vogliono la pedonalizzazione? Perché chiaramente con l'aumento del traffico negli ultimi decenni loro subiscono gas di scarico di autobus, di taxi, subiscono i rumori continui e tra le altre cose non riescono neanche a lavorare tranquillamente, perché diventa complicato per un turista dire ok, adesso faccio un po' di shopping lungo via Roma mentre sfrecciano autobus, taxi, mezzi che trasportano merci alimentari, carrelli elettrici con un continuo via vai, anche perché via Roma è la strada di accesso alla Capri pedonale. Quindi dopo i commercianti, che ovviamente sono a favore anche perché poi le loro proprietà si rivaluterebbero anche economicamente e certamente aumenterebbero gli affari, e che comunque è una cosa legittima, un'aspirazione più che legittima, vediamo cosa ne pensano i trasportatori, gli spedizionieri, che sono poi gli operatori che stanno sulla strada e che da Piazzale Europa prendono le merci per portarle alle varie attività nel periodo estivo. Diciamo che ci sono molte cose da vedere ancora, una cosa in generale, cioè bisogna vedere un po' di strutturarlo un po' diversamente da come è stato detto dal Comune. Inizialmente sono favorevole perché giustamente pedonalizzare via Roma è anche un'ottima soluzione per togliere il traffico anche da qui, da Piazzale Europa, oppure diminuire il traffico anche in via Roma. Per la consegna delle merci di notte? Di notte in tante zone le fanno. Qui è difficile, soltanto per la zona della piazza è fattibile, ma per le zone alte come si fa? Secondo te anche una riduzione dei carrelli potrebbe influire? Ma oppure forse sarebbe necessario un aumento dei carrelli visto che poi le merci arrivano? Bisogna fare un piano dall'inizio, aumentare o diminuire non è questo il problema, è stabilire che cosa fare. Io mi sto alle regole, però non vedo che tutti quanti stanno alle regole, già da anni. Basta pagare una quota al comune, al comando vigile ti dà un'ora in più. Allora, o si cammina pagando questa cosa. Se tu mi dici che c'è il divieto fino alle 11, non si può che dopo le 11 venga a fare un permesso e cammini. Sul piazzale Europa la merce è deperibile, può andare lì la mattina, come il primo traghetto arriva alle 6:30, ma massimo alle 8:30 fa togliere questa merce da lì sopra. Dopo trovare una struttura dove far arrivare i camion, scaricano e vanno via, ma non Piazza Europa, diventa ancora più caotica. Io sono sempre dell'opinione di trovare una zona dove fare stoccaggio di tutte le merci. Noi l'avevamo proposto tanti anni fa, la zona l'avevamo anche individuata, molto vicino dalla piazza. Noi avevamo proposto di farlo qua, nell'area qui, però l'amministrazione 5 anni fa già facemmo un'idea. Quindi fare soltanto lì su Piazzale Europa la merce deve lì, tutto il resto in un'altra zona, convogliate con orari, allora sì che si può. Non va, si blocca tutto, ci vuole prima lo spazio in Piazzale Europa facendo minimo il doppio di questa piazzetta e poi dopo a tutte quelle che vogliono fare per organizzare tutto.
fine Piazzale Europa con tutti i taxi, con tutti noi e i camion che vengono fuori non c'è proprio lo spazio. Già così si blocca tutto. E poi l'arrivo delle merci notturne sarebbe possibile? E chi apre la notturna per venire a aprire i negozi? Chi te apre? Quello è così, alle 7 di mattina non ci sta nessuno aperto perché bisogna andare alle 8 e mezza, alle 8 e mezza, alle 9 di mattina per venire a, che vengono ad aprire. Quante volte alle 10 no? Che non apre? Chi apre? Poi il pane invece di costare 2 euro, che già costa 2 euro un pezzo di pane di 400 grammi, costerà 4. Sicuro, Piazzale Europa è piccolo, se si fanno i progetti che stanno già da tanti anni, allungare la piazzetta, fare lo spazio, allora si può cominciare a parlare di fare la penalizzazione tutto. Se per esempio consegniamo fino alle 9, giusto? Ma oggi, cioè quando doveva arrivare okay, io? Va bene, perché comunque Capri no, sta diventando veramente una cosa che... Aspetta, ma però diciamo, termine. Dopo le 9, no, i negozi che hanno i ritiri, le merci che arrivano il pomeriggio hanno urgenza di essere consegnati, cioè come si fa? Quasi si riempie il magazzino di merci per essere consegnato solo fino alle 9 del mattino. Purtroppo l'unica strada e l'unico modo per consegnare è il carrello. Cioè non è che tu ti metti i pacchi sulle spalle e li vai a consegnare. Quindi sarebbe buono da un lato, perché comunque Capri diventerebbe un poco più vivibile pure per il turista, perché comunque noi viviamo di quello, è ovvio. Però il discorso è che dopo le 9 tutte le esigenze dei negozi e tutti i privati che abitano nelle zone alte non vengono consegnati, le devono venire qua a ritirare. Se c'è un'alternativa, si può anche fare, ma l'alternativa io non la vedo però, per le consegne. È un problema che già abbiamo affrontato diversi anni fa, circa oltre 10 anni fa, con una precedente amministrazione con Costantino Federico, e ci furono molti problemi, particolarmente da parte dell'associazione commercianti, per farci trovare gli esercizi aperti per effettuare le consegne. Personalmente potrebbe andare anche molto bene consegnare di sera, sicuramente sarebbe molto più facile, non troveremo gente per la strada, ma non dipende solo da noi. Pedonalizzare via Roma significa anche rivedere le concessioni dei carrelli, le regole della circolazione dei carrelli? Sicuramente sì, magari sarebbe molto meglio iniziare dalle cose più semplici, ovvero eliminare qualche carrello che non ha motivo di esistere, nel senso che circolano un po' di carrelli inutili. Cioè il progetto si può realizzare secondo voi? Molto difficile, ma si può realizzare. Ad esempio l'arrivo dei camion che oggi avviene a Piazzale Europa, come si può gestire questa cosa? O individuando da qualche parte un'altra zona per il carico e scarico merci, come si voleva fare, magari a Gasto, e quindi questa sarebbe un'ottima soluzione per evitare il caos di Piazzale Europa e destinarlo ai taxi, agli autobus, a quello che vuole fare l'amministrazione. Per me penso che sia non sia una cosa buona, sia per niente una cosa buona, per tutto, non solo venendo il nostro campo, anche per quanto riguarda lo stazionamento autobus, per il tratto di strada che bisogna fare per arrivare a Piazzale Europa è lontano, un anziano non so come andrebbe in pieno inverno con pioggia, vento. Con l'arrivo delle merci notte, voi potreste organizzare il servizio di scaricare di notte? Cioè devi scaricare, di prendere le merci di notte e trasportarle. Penso che si potrebbe anche fare, tra virgolette, però per i commercianti dovrebbero assumere altri operai per ricevere la merce. Io non so che dire, a questo punto io posso solo dire che non ci resta che piangere a questa situazione, anche perché pensare che un vecchietto da qua deve andare a prendere il pullman a Piazzale Europa, già mi viene il freddo addosso. Poi da quando scarica a Piazzale Europa per venire in piazzetta deve fare quasi mezzo chilometro a piedi, non so se si può fare, questa è una cosa che va studiata bene, però riguardo alla merce, non so, le linee elettrici passeranno sempre. Però dovreste organizzarvi di notte per lavorare, di giorno il lavoro c'è normale. E di notte i carrellini come fanno? Se circolano di giorno non ce la fanno a lavorare notte e giorno, questo è sodato, i carrellini hanno un'autonomia e non riescono fare 24 ore. Se il comune ad esempio dovesse trovare un'area a Gasto da laggiù, sempre da valutare la situazione, perché da giù Gasto un carrellino per arrivare qua. Grazie.
è il doppio della corsa, quindi se riesci a fare un 10 viaggi alla fine ne fa 5. Quindi se dura 8 ore un carrellino viene a fare che dura 4 ore. Praticamente tra voi gli spedizionisti sarebbe addirittura aumentare i carrelli. Eccomi. Ci vuole tipo una navetta da laggiù che porta sempre qua, non c'è niente da fare. Un carrello mediamente, no? Sì. Quelli vengono usati un po' da tutti quanti, anche da voi. Che costo ha? Un carrello di questo qua costa intorno ai 20, 21, 22 mila euro. A parte la tassa comunale, per la gestione e la manutenzione irrisoria, simbolica, o ha un costo significativo? No, è un costo abbastanza significativo. Cioè questo significa, se dovesse essere costretti a parte le batterie, le batterie, aumentano pure i costi per i trasporti. È normale. Questa è una cosa. È bello vedere tutta via Roma, tutta bella fiorita. Io sono il primo che mi piacerebbe vederla tutta così, però il problema è che bisogna studiare bene questa situazione perché non è tanto facile risolverlo in 4-4 ore. Gli operatori dei trasporti comunque ci hanno dato anche dei suggerimenti molto importanti. Dove è complicato riuscire a gestire il tutto è l'idea dell'amministrazione comunale, che oltre di penalizzare via Roma anche per una necessità vera e propria, è quella di far arrivare le merci di notte in una fascia oraria tra le 3 e le 9 di mattina. Ciò implicherebbe che comunque le attività commerciali debbano essere organizzate per poter ricevere queste merci. Ovviamente un grande albergo, ad esempio il Quisisana, che per l'arrivo delle sue merci ha un economato, ha il personale adatto, probabilmente non gli sarà complicato riuscire a gestirlo in questo modo. Ma certamente un negozio, ad esempio, di abbigliamento, che conta, oltre che sul titolare, su una o due commesse, sarebbe drammatico riuscire a organizzarsi per ricevere 10 scatoli di maglie alle 5 di mattina. Per cui la questione dei trasporti, diciamo, è il nodo essenziale, perché a Piazzale Europa si vorrebbero spostare gli autobus dell'ATC, i taxi, far rimanere gli autobus del servizio turistico, di Staiano per capirci al momento, e non far arrivare più le merci dalle 9 di mattina al tardo pomeriggio, così evitare anche l'andirivieni dei carrelli elettrici. Ma ovviamente, per esempio, di notte la Cofaca sarebbe impossibile per loro organizzarsi di consegnare le merci, a parte consegnarle a chi? Ma a parte questo, comunque significherebbe avere altri carrelli, perché i carrelli comunque implicano di dover essere ricaricati, e una ricarica di un carrello comunque va almeno per 5-6 ore, per cui dovendo lavorare di giorno con i bagagli, come si fa a lavorare di notte con le merci? Ciò implicherebbe l'acquisto di nuovi carrelli, per cui ancora più mezzi, siamo già a circa 120 carrelli su strada. Comunque si è arrivati a un punto che i carrelli tra poco ne avremo una media altissima a secondo rispetto ai pedoni. Comunque tutta questa questione, scusate, anche il fatto che noi abbiamo fatto queste interviste sta comunque facendo parlare del problema. Noi avremmo voluto parlare della pedonalizzazione con l'amministrazione comunale ed avevamo invitato Antonino Esposito, il capogruppo della Primavera, Roberto Bozzaotre, il vice sindaco, e che si occupa di trasporti anche marittimi, è stato il suo cavallo di battaglia in campagna elettorale, e Manuela Massa, che è il responsabile come consigliere comunale delle attività produttive, quindi il commercio. Loro hanno voluto molto garbatamente declinare l'invito dicendo: vediamo prima come funziona la trasmissione e poi certamente ci saremo nelle prossime volte. Ovviamente io non condivido minimamente questa linea, però devo comunque accettarla, perché diversamente non potrei fare, perché se loro fossero venuti in trasmissione come io auspicavo, ovviamente avremmo invitato anche qualcuno all'opposizione, avremmo invitato le categorie, sarebbe stato un vero dibattito, un vero confronto che adesso non si può fare, almeno in questa trasmissione. Tra i tanti contributi, tra le tante interviste che abbiamo effettuato, abbiamo intervistato anche Beppe Massa,
presidente dell'ASCOM di Capri, l'associazione di categoria comunque sul territorio molto molto forte, di cui lui è presidente credo dagli ultimi 20 anni, che ci dice la sua opinione. Mandiamo il contributo di Beppe Massa. Ma la pedonalizzazione di Via Roma, a parte che se ne parla da un bel po' di anni, 30 anni, non la vedo fattibile, sia per la distribuzione delle merci in primis, perché parlano di far arrivare le navi di notte e non credo che trovino d'accordo le compagnie di navigazione, e la distribuzione a Capri. E che, a dove le consegnano queste merci? A chi le consegnano? Quale ristorante, quale albergo? L'albergo ancora. Ma il ristorante, quale ristorante sta aperto la notte? Ma il problema, pure ci sono altri problemi, anche per il caprese stesso. Insomma, voi immaginate un povero caprese che abita a Tiberio, sempre non dire quelli, anche quelli centrali, di andare a prendere un taxi o un autobus a Piazza Europa, attraversando tutta via Roma, che la conosciamo tutti, parlo d'inverno, e d'estate poi con il traffico pedonale di gente che arriva, la vedo proprio talmente complicata questa cosa, non fattibile, innanzitutto non fattibile subito, quindi io personalmente non la vedo, ma non vedo sia il turista che il caprese sbarcare, il turista che arriva sbarcare a Piazza Europa e farsi per esempio per andare alla Punta Dragara, voi immaginate insomma. Qua invece arrivano in piazza, insomma. È il caprese che, ti ripeto, che va a prendere l'autobus o un taxi, va a Piazza Europa, diventa pesante. Quindi ci sta da riflettere bene, da studiare bene, da interpellare tutti quanti, in primis i trasportatori. La vedo molto complicata, insomma. Anche se qualcuno parte entusiasta, no, pedonalizziamo via Roma, così diventa un'altra passeggiata. Io non la vedo così facile e così entusiasmante questa. Assurdo, come siamo noi isolani, combinati con questo trasporto merci, obbligati agli arrivi esterni, non è, secondo me non è fattibile, insomma. Ci stanno da fare dei correttivi attualmente, ma sicuramente non, innanzitutto ripeto, il trasporto pubblico, i mezzi pubblici, taxi e autobus, assolutamente io non li vedo trasferire là. E poi ripeto, l'arrivo delle merci. A parte il fatto che devono poi trovare consenzienti i trasporti marittimi. I trasporti marittimi non è semplice che viaggino di notte. Voi immaginate per esempio d'inverno, con tempo brutto, eccetera, una nave che si mette a trasportare, arrivano le merci. Dove le portano? A chi le consegnano? È una rivoluzione generale, insomma. Parlate con i facchini, sono problemi non indifferenti, insomma, è da studiare dei palliativi che allevino il traffico là su via Roma, che effettivamente è un traffico caotico, eccetera, però sinceramente io personalmente non ho interpellato la categoria nel suo complesso né il consiglio, ma mi riservo di farlo al prossimo consiglio. Ai primi di novembre teniamo un altro consiglio e quindi mi riservo di farlo, ma io personalmente non sono entusiasta. Noi stiamo organizzando per lunedì pomeriggio alle 17 una trasmissione televisiva in cui inviteremo i politici, diciamo, proponenti, cioè l'amministrazione. Poi diciamo forse i più diretti che se ne occupano sono Antonino Esposito e Roberto Bozzaotre. Ma parlano un pochettino così, a ruota libera, perché Antonino Esposito per esempio ha fatto una, tanto per farti un esempio, ha fatto una lettera, dice avete avuto una stagione, voi esercenti avete avuto una stagione entusiasmante, io le ho risposto dicendo ma chi te l'ha detto? Io sto al 20-25% sotto,
degli altri anni. Quindi tu devi parlare con dati di fatto, tu parli, spari così, e così per portarti l'esempio. Sì, hanno lavorato i ristoranti, i bar, gli stabilimenti balneari, bene. Ma i negozi di abbigliamento, andate a chiedere un pochettino. A dimostrare consenso l'idea di penalizzare via Roma, gli albergatori, abbiamo parlato con Antonio Esposito dell'albergo Gatto Bianco e con Giampiero Guarracino dell'albergo San Felice, una struttura media e una struttura piccola. Antonio Esposito del Gatto Bianco si è dimostrato favorevole e parla che comunque si può superare anche il problema della consegna delle merci notturne, mentre invece il San Felice, giustamente, essendo una piccola struttura, favorevolissima comunque alla pedonalizzazione, che ci può stare, ma certamente problematico la consegna delle merci. In effetti, allora potremmo dire a questo punto che tutta la questione della pedonalizzazione riguarda la consegna delle merci. Ovviamente la categoria più interessata alla pedonalizzazione, che ha più timore di quest'idea, perché parlare di progetto al momento siamo in una fase ancora lontana, perché di progetto alcuni di capi ne esistono da decenni, c'è il progetto dell'architetto Massimo Esposito, c'è il progetto del geometra Moreno D'Amino e c'è il progetto dell'ingegnere Aprea, che probabilmente è il più completo e che riguarderebbe un po' tutti i vari aspetti, anche perché Piazza Europa necessita comunque dell'allargamento, altrimenti non si potrà mai parlare di pedonalizzazione, e oltre all'allargamento necessita di vedere queste merci dove devono essere scaricate, di notte o di giorno, se bisogna trovare un'area come ad esempio giù a Gastro dove ne sarebbero disponibili, se invece devono arrivare di notte i camion a Piazza Europa, ma esisterebbe comunque il problema dei freschi che non potrebbero arrivare di notte perché come verrebbero prelevati dalla grande distribuzione per poter giungere a Capri ed essere consegnata alle varie attività commerciali. Teniamo presente che ad esempio a Tiberio esistono alimentaristi, a Tiberio Alto al Barbone viene un alimentarista, a Tiberio alla Croce vi è un supermercato, anche tutte queste attività che necessitano comunque di decine di carrelli al giorno per le consegne, e riguardo a tutto quello che è fresco diventa complicatissimo riuscirlo a fare di notte, quasi impossibile, anzi è scientificamente impossibile, a meno che l'amministrazione comunale non ipotizza che a Capri giungano prodotti risalenti al giorno antecedente. Non vi è una soluzione per i freschi, per cui i freschi dovrebbero continuare ad arrivare e ovviamente in fasce orarie con l'arrivo dei primi mezzi al mattino, cioè perché pur partendo alle 5.40 da Napoli, pur partendo alle 7 da Sorrento, antecedentemente è impossibile ipotizzarne il trasporto e la relativa consegna. Riguardo alle altre merci, vi è il problema che Piazza Europa in piena estate, parliamo dell'arrivo di 20-25 mezzi, ma tra le altre cose teniamo conto che c'è un problema anche con Anacapri, perché molti consegnano prima ad Anacapri e poi a Capri. Anacapri anche ha delle fasce orarie della consegna all'interno di via Giuseppe Orlandi, che venne pedonalizzata dall'ex sindaco Fausto Arcucci, come ci ricordava uno dei primi commercianti che abbiamo intervistato, e ha delle fasce orarie, per cui chissà se sia conciliabile un po' il tutto, perché è vero che parliamo del territorio di Capri, ma Anacapri fa parte dell'isola, comunque dobbiamo anche pensare a delle soluzioni che non danneggino i cosiddetti cugini di sopra, che sia tutto in armonia. Che sia tutto in armonia. Proprio questa parola, come vedete, mi interrompe perché penso ai tassisti. Allora ascoltiamo l'intervista che abbiamo realizzato al presidente dei tassisti di Capri, Ciro Spadaro, e poi al Giancarlo Benetello, che per quanto non è più il presidente della Cotaca, come dire, dei tassisti capresi, è comunque il simbolo dei tassisti di Capri. Lo è da 40 anni, per 40 anni si è occupato di questa categoria. E sentiamo cosa ci dicono e come commentano questa idea della pedonalizzazione. Sicuramente tutti i
si sono contrarie, è una cosa evidente. Può sembrare che tutti quanti noi tiriamo l'acqua al nostro mulino, come giustamente i commercianti tirano l'acqua al loro mulino, però a me dà più un'impressione di qualcosa di strano. Cioè, pedonalizzare via Roma, tutta Calabria, è un'area pedonalizzata. Continuiamo a pedonalizzare tutta l'area di Capri, c'è rimasta Marina Grande e Marina Piccola. Noi saremmo sicuramente penalizzati, proprio perché c'è la funicolare che chiunque arriva a Capri sicuramente non prende il taxi per fare un chilometro a piedi, o sotto il sole o sotto l'acqua. Poi non ci dimentichiamo, dovremmo spostare tutto. Ok, d'estate va tutto bene, però d'inverno che cosa succede? D'inverno succede che pure un povero Caprese, un vecchietto, una situazione si deve fare tutto via Roma, che è l'aria assolutamente più ventilata dell'isola. Si creano dei disagi non solo a tutti, diciamo, ma soprattutto ai Capresi, per quello che riguarda un discorso invernale. L'altra situazione che io non vedo positivo, lo scopo qual è? Cioè, serve per far camminare meglio i gruppi. Allora spieghiamo, se Capri si vuole trasformare sul discorso di gruppo, facciamo, leviamo i taxi, chiudiamo gli alberghi, leviamo tutti i ristoranti, li trasformiamo tutti quanti a fare prezzi meno fissi, tutti quanti lavoriamo con i gruppi e perdiamo l'immagine di Capri che dagli anni 50 è rimasta così com'è. Questo è un nostro modo di vedere, anche se io comunque prima di penalizzare via Roma ci sarebbe bisogno prima di allargare totalmente piazzale Roma. C'è da valutare bene la situazione di che cosa vogliamo fare su Capri, perché se ce la vogliamo vendere tutti quanti ai gruppi, vendiamocela e finiamola così. Se dipende tutto dalle compagnie dei traghetti che fanno quello che vogliono loro per quello che riguarda fino, perché poi andiamo a traboccare un po' fuori, perché poi quando arriva ottobre, novembre, massimo il 20 novembre, poi ci abbandonano tutto, noi siamo qua sopra abbandonati da tutti e da tutto. Cioè, quando è d'estate arrivano 100 agli scafi, pieni di gente, pieni di gruppi, vogliamo fare delle cose differenti, facciamolo, allora non andiamo più di meno. Non si va come dovrebbe andare l'isola. Pedonalizzando via Roma i tassisti perderebbero lavoro? Sicuramente sì, ma del 60%. Cioè, mettiamola proprio sul piano logistico. Perché funzionale prende la funicolare, ragazzi. Sicuramente, ma non solo, ma una volta che mi faccio tutta via Roma, che è la parte d'estate, quella più soleggiata, quella più... arrivata lì, a Piazzale Europa, a due passi, ci sono le scalette di via Mulo, io se vado a Marina Piccola pure me ne scendo a piedi, 5 minuti sto giù. Quindi alla fine per noi realmente tutto sicuramente sarà una cosa penalizzante a livello lavorativo. Beh, diciamo che partiamo dall'iniziativa di questa amministrazione rispetto ai problemi del traffico in generale. Allora, la pedonalizzazione di via Roma non ha niente a che vedere con i problemi del traffico, nel modo più assoluto, sono due cose distinte e separate. Quindi il traffico è affrontato in un certo modo, no? Con la riduzione dei mezzi nativi, quindi sarebbe una cosa ottima far arrivare le navi nelle giornate notturne per il trasporto delle merci. Altra cosa poi è la penalizzazione di via Roma, che questo è un progetto non di questa amministrazione ma delle vecchie amministrazioni, di cui io ho senso sono stato sempre contrario per ovvi motivi naturalmente, ma non perché per presa cappella sarà l'altro, poi perché c'è un motivo diciamo proprio economico reale. Allora, spostando tutto il traffico a Piazzale Europa, anche i taxi, la gente naturalmente preferisce prendere la funicolare per andare a Marina Grande piuttosto che farsi un chilometro a piedi, così anche per chi deve andare a Marina Piccola, una volta che arrivate qui a Piazzale Europa, quattro passi e se ne va a Marina Piccola a piedi, quindi noi perderemo una buona quota di attività. Poi io non vedo la necessità sostanziale poi di questa organizzazione di via Roma, perché questo serve solamente poi ad agevolare i gruppi, quello è il problema, agevolare i gruppi che vanno in piazza, quindi è un discorso che andrebbe affrontato con tutte le categorie per vedere un po' se Capri poi effettivamente vuole fare questa scelta turistica, quella di agevolare il turismo di massa rispetto al turismo di elite. E poi voglio dire, Capri non ha bisogno più di essere pedonalizzato, Capri è tutto pedonalizzato, quindi ancora pedonalizzare ancora un po' per che cosa? Per agevolare i commercianti di via Roma, voglio dire per venire incontro oppure per alle promesse elettorali fatte da questa amministrazione, non solo dall'amministrazione ma voglio dire anche da qualche componente dell'opposizione, questo bisogna dirlo con chiarezza, e questo è il problema. Noi come categoria, perlomeno io non rappresento la categoria, ma per la mia esperienza e per la mia collaborazione che ho avuto da questa categoria, siamo fermamente contrari a questo tipo di penalizzazione,
sempre che poi non ci sia una deroga per il servizio pubblico da piazza che può arrivare fino a Piazza Lerè. Ai primi di ottobre, ovviamente come giornale Nuova Capri, come edizione cartacea, mi sono occupato della questione della pedonalizzazione, proprio richiamando questo post dell'amministrazione comunale da cui traspariva questa volontà. E a seguito del mio articolo mi è pervenuto una lettera al direttore che ho integralmente pubblicato, molto correttamente come mio solito fare, in cui Antonino Esposito e Roberto Bozzaotre spiegavano che comunque è vero che è una situazione difficile da realizzare, ma che è una chiara volontà, che non è un'idea strampalata di due giovani amministratori comunali alle prime armi. Vorrei comunque sottoporvela per farvi leggere almeno i punti salienti, i punti più importanti, mentre invece nel post dell'amministrazione comunale, quello del 30 settembre, si parla nello specifico dell'orario dell'arrivo delle merci con le navi, cioè dalle 3 di notte alle 9 di mattina. Eppure questo contributo Christian Marsiglia, il nostro videomaker, adesso lo sottoporrà. Pedonalizzare via Roma, una putada, un'idea seria? Egregio direttore, veniamo a rispondere al quesito che appare nell'ultimo numero del suo giornale. Pedonalizzare via Roma, una putada, un'idea seria? Bene, la tranquillizziamo subito dandole assicurazione che siamo ben lungi dallo scherzare su un argomento così importante. E che si tratta di un'idea seria, anzi serissima. Possono condividersi tutte le argomentazioni da lei poste, quali la difficoltà alla realizzazione dell'opera, la pedonalizzazione di via Roma e gli altri punti che poniamo alla base di un'idea di regolarizzazione del traffico sulle strade del nostro comune. Auspichiamo però che, partendo dalla drammatica situazione sopra accennata, ci si approccia al problema con spirito costruttivo e libero da condizionamenti, che parta dall'esigenza di difendere interessi specifici di categoria o da posizioni preconcette di parte. Pedonalizzazione e restyling di via Roma. Per giungere a questo risultato che, come lei ricorda, è stato argomento di tante campagne elettorali, ci ripromettiamo di farlo per gradi sulla base di un progetto complessivo che dovrà essere frutto di un serrato confronto con i progettisti e i soggetti interessati. Una cosa è certa, tale progetto dovrà essere un esempio di riqualificazione urbana per un'area che, partendo da Piazza Martiri d'Ungheria, ha episodi di evidente degrado o almeno riprovevole trascuratezza. Trasporto merci della terraferma. Si eviti per cortesia di limitarsi all'esercizio della facile strumentale critica o opposizione per principio e, se possibile, ci si aiuti anche con nuove idee alla risoluzione dei problemi. Noi per questa risoluzione non percorreremo certamente la strada della disattenzione o del tira a campare per non scontentare nessuno. Siamo pronti al dialogo ed al confronto. Ed infine, colga nell'occasione la nostra disponibilità a proseguire con il suo giornale sulla strada del confronto sulle cose serie e importanti per il nostro paese. Ovviamente questi contributi della lettera e del post mi sarebbe piaciuto che ne avremmo avuto possibilità di commentare insieme agli amministratori pubblici, che oggi non ci sono, ma a quanto pare che certamente le prossime trasmissioni, per quanto riguarderanno altri argomenti, ci dovrebbero essere, e a prescindere che ci siano o non ci siano, noi comunque inviteremo le altre parti che già ci hanno dato disponibilità, perché il prossimo argomento riguarderà il liceo classico e scientifico della Certosa. I tassisti sono preoccupati perché vedono che da Marina Grande
i loro potenziali clienti, che comunque non è un turismo di massa, a differenza di quello degli autobus turistici, è un turismo più ricercato, è il vero turismo di cui Capri ha bisogno ed è il vero turismo di cui Capri quest'estate ha beneficiato con un incremento di fatturato notevole. Potremmo dire che addirittura Capri, in controtendenza con il mercato mondiale, ha incassato di più. È vero, come dice Beppe Massa, forse non tutte le attività, forse non le attività di abbigliamento, ma certamente alberghi, bar, ristoranti, attività notturne hanno incassato molto di più. E il turismo di massa non è il turismo che rimane sull'isola, non è il turismo che va in albergo, non è il turismo che va nel locale notturno, non è il turismo che va a sedersi al bar per quella cosa particolare che c'è a Capri, che non è stare seduti in piazzetta, è come non esserci stati qui a Capri. Per cui è un turismo diciamo ricercato quello di cui usufruiscono i tassisti, che si preoccupano che, pedonalizzando via Roma, pedonalizzando quelle poche centinaia di metri che separano la piazza Europa a piazza Marti d'Ungheria, i turisti possono preferire più prendere la funicolare, 3 minuti e stare in piazzetta, o quelli che vanno a Meia Piccola, essendo arrivati a prendere il taxi a piazza Europa, preferiscono fare 4 passi a piedi e andare giù a Marina Piccola. Il problema è molto delicato. Speriamo che comunque l'amministrazione comunale, se realmente vuole andare avanti su questa idea, prima ancora di iniziare a mettere correttivi, vada a realizzare l'allargamento di Piazza Europa, vada a creare un progetto globale, perché poi nel momento in cui a Piazza Marti d'Ungheria, a Piazzetta Sfina, non vi saranno più né autobus, né taxi, né scarico di merci di freschi, queste piazzette vengono sistemate, che non rimangono comunque come dei veri e propri souk vuoti, abbandonati di per sé. Quello che ha scelto il commerciante di ceramiche di via Roma è molto importante ed è molto significativo, perché la collaborazione dei commercianti è fondamentale, ma può esserci la collaborazione anche delle altre categorie. Certamente una cosa che bisognerà affrontare sarà comunque l'eliminazione dei carrelli cosiddetti inutili, ad esempio gli alberghi, che comunque si trasportano loro le valigie. Visto che comunque li pagano i clienti, che non rappresentano un costo per l'albergo di per sé, che addirittura ricarica questo servizio, e non sappiamo neanche se l'albergo possa fare questa cosa, perché se una valigia la Cofaca la trasporta a 4-5 euro da loro fino all'albergo e invece l'albergo la vende a 10 euro al cliente, non è l'attività dell'albergo vero e proprio. Ma a parte, diciamo, questa questione, certamente i carrelli di alberghi dovranno trasportare soltanto le valigie, mentre invece, come dalle immagini che abbiamo fatto vedere, i carrelli di alberghi trasportano di tutto, addirittura vi era un divano che andava su e giù per la piazzetta. Anche sulla questione dei carrelli c'è molto da rivedere, perché è vero che in estate l'edilizia non lavora, ma vi sono carrelli, i cosiddetti carrelli tecnologici, che per le emergenze e le attività vanno su e giù, e non sempre vanno su e giù per andare a prestare assistenza ai propri clienti, vanno su e giù anche per altri motivi più personali che riguardano la loro clientela. Certo, andare a pedonalizzare via Roma è un progetto globale, è un progetto difficilissimo, perché comunque si scontenteranno delle categorie, mo che siano i tassisti o i trasportatori, ma comunque è un progetto che va discusso con tutta la cittadinanza. Certamente capita la piazzetta in poi, anzi, per essere più precisi, dalla fine dello stazionamento degli autobus dell'ATC è tutta pedonalizzata. Ora chi non va a contribuire a questa metanizzazione sono i carrelli elettrici, per cui bisognerà mettere mano a riorganizzare tutto, ma sempre in modo organico, cioè allarghiamo la piazzetta di Piazzale Europa, pedonalizziamo via Roma, prendiamo i carrelli che possono trasportare senza far aumentare i prezzi questo trasporto, perché certamente se il trasporto avverrà di notte non saranno più le stesse tariffe, per cui si avrà un'incidenza di costi dei commercianti,
Non è semplice questa idea. Onestamente, in tutta franchezza, devo comunque di sottolineare che ho l'impressione che l'idea della penalizzazione sia stata un diversivo per la questione del porto turistico, dove l'amministrazione, diciamo, ha dovuto capitolare in consiglio comunale, come in ogni consiglio comunale, che alla fine le sue proposte deve andarle a confrontare con l'opposizione per tirare fuori una proposta seria e concreta. Credo che sia successa questa cosa qui, che poi dopo, nel momento in cui è stata lanciata ed è stata rilanciata dalla stampa locale, di cui Nuova Capi comunque è il maggior giornale, allora poi dopo, secondo me, ne hanno iniziato a ragionare con serietà e con concretezza. Vediamo che cosa accade. Certamente al momento fare una delibera di indirizzo all'ufficio lavori pubblici è aria fritta, è completamente aria fritta. Quello che ci vorrebbe è un bel consiglio comunale in cui l'amministrazione comunale venga con le sue idee precise e chiare, avvenga un confronto politico, avvenga un confronto a monte con tutte le categorie interessate, perché almeno che si ascoltino quali sono le problematiche, quali sono i problemi che si troveranno a dover affrontare. Perché è chiaro che comunque pedonalizzare via Roma significa essenzialmente andare a consentire una maggiore fruizione al turismo di massa. Non so questo turismo di massa fino a che ne abbiamo bisogno. È vero che ci sono attività che lavorano al turismo di massa e comunque vanno tutelate. Dagli autobus ai ristoranti che fanno i gruppi grandi, ai gruppi piccolini, alla visita al Parco Augusto, è stato messo un biglietto. E se del turismo di massa, comunque non avrebbe nessun senso per il gestore gestire il Parco Augusto. Una questione molto molto delicata, forse andava intrapresa in un altro modo, ma io resto convinto che comunque era un diversivo, un qualcosa che è sfuggito alle mani e che oggi vede comunque l'amministrazione comunale seriamente e concretamente impegnata. Speriamo che tutto avvenga in armonia. In armonia significa con le categorie, significa un confronto pubblico, cercare di capire anche cosa ne pensano gli altri cittadini, perché comunque un problema che c'è è questo, che chi va a prendere l'autobus per andare ad Anacapri, che è una persona anziana, una cosa è dover arrivare fino allo stazionamento dell'ATC, una cosa è dover arrivare a Piazza Europa. È pur vero che, credo che parliamo di 40-50 anni fa, gli autobus partivano dalla piazzetta alla funicolare. Comunque c'è stato un decentramento verso la partenza di dove sono oggi. Però si tratterebbe di fare un ennesimo spostamento a 150 metri. Quanto pesano quei 150 metri? Quanto pesano per i portatori di handicap? Ci sono una serie di questioni da andare a vedere. È una materia difficile, difficilissima. Secondo me l'amministrazione comunale si è messa in un qualcosa ed ha sbagliato la partenza, però vediamo che cosa sono in grado di fare. D'altronde buona parte della maggioranza e buona parte dell'opposizione è composta da volti nuovi, da idee nuove. Può darsi che noi, che ormai, come dico io, siamo fuori mercato, io ho 51 anni, può darsi anche che da loro si riescano a trovare soluzioni che nessuno mai è riuscito a realizzare. Nessuno è riuscito mai a realizzare perché la pedonalizzazione di Roma, senza un progetto serio, approvato alla sovrintendenza, finanziato, perché parliamo comunque di spendere milioni di euro, anche se il comune ha questi soldi nelle tasse, si troverà i finanziamenti regionali, i finanziamenti europei, senza tutte queste cose è inutile parlare dell'argomento, è completamente fuori luogo. Certamente è importante sentire l'opinione, come abbiamo visto questo pomeriggio, dei commercianti, degli assisti, del presidente dell'ASCOM, degli albergatori. Ci sarebbero tanti altri pareri da dover sentire. E certamente noi ritorneremo con la trasmissione Parliamo Insieme sull'argomento tra qualche settimana, quando sarà più inverno qua a Capri, quando sarà quasi del tutto finito il lavoro e ci sarà più tempo per confrontarsi. Speriamo che l'amministrazione comunale accetti l'invito e vi do appuntamento a lunedì prossimo alle ore 17 in diretta streaming su nuacapri.tv. Grazie e buona giornata.